110 giorni, tanto è bastato per rivoluzionare la fisionomia di un'area nevralgica della città di Sondrio come Piazzale Bertacchi. La zona antistante alla stazione, un tempo adibita a parcheggio, è stata notevolmente riqualificata, con fontane, aree verdi e panchine, diventando un vero e proprio salotto del capoluogo. Tempi record per un cantiere aperto a luglio e conclusosi a novembre, capace di dare ai sondresi un nuovo punto di riferimento. 2600 metri quadrati pensati per favorire shopping, manifestazioni e incontri nel segno di un inedito approccio con l'ambiente urbano. Il piazzale pedonale verrà inaugurato sabato alle ore 15 con una manifestazione tra musica, convivialità e momenti dedicati ai più piccoli per permettere ai cittadini di scoprire gli spazi rinnovati. Sì, da sabato si potrà utilizzare questo spazio molto importante in una zona centrale della città che è stato completamente riqualificato e messo a disposizione dei cittadini di Sondrio, ma anche i cittadini delle zone limitrofe. Sul fondo è uno spazio che è proprio adiacente alla stazione centrale che frequentano tutti quelli che frequentano il comune capoluogo. Un risultato, quello raggiunto, che è scaturito da un progetto complesso e articolato, come conferma Gianluca Venturini, direttore del settore tecnico del comune di Sondrio. È stato un intervento di progettazione partecipata perché fin dall'inizio sono stati coinvolti i cosiddetti stakeholder sull'area e questo ha consentito di portare avanti la progettazione esecutiva e anche la realizzazione dei lavori senza particolari intoppi, anzi con la collaborazione veramente di tutti. Il secondo aspetto che vorrei sottolineare è che è stato un cantiere nel quale non si sono verificati incidenti, infortuni e situazioni di pericolosità, per cui veramente un grosso impegno da questo punto di vista da parte di tutti gli operatori e i professionisti che sono stati impiegati. Un intervento che parte da lontano, come sottolinea l'architetto Giampaolo Rinaldi, direttore dei lavori. C'è un vecchio concorso che il nostro studio, lo studio A3 e lo studio BCMA di Milano dell'architetto Bugatti ha vinto appunto nel lontano 93, che riguardava il nodo di interscambio e la riqualificazione di Piazzale Bertacchi. Nel 2010 è stato inaugurato il sottopasso ferroviario e quello di Via Tonale, quindi il nuovo nodo di interscambio. Nel 2012 abbiamo completato il parcheggio nella zona dell'ex scalo ferroviario con accesso di Via Battisti e adesso sabato prossimo si inaugura la riqualificazione di tutta la Piazza Bertacchi. Una riqualificazione che potrebbe proseguire prossimamente, interessando anche le aree limitrofe. Il progetto in realtà si dovrebbe completare anche con la riqualificazione dei giardini Bertacchi, ovviamente compatibilmente con le risorse dell'amministrazione e il programma delle opere pubbliche. Però diciamo che l'80% del progetto, che aveva vinto il premio Il Principe l'Architetto nel 2003, si può dire completato.